A me piace quando vengono così. Sì, costa. Fa la crocicina. Ma infatti è bella la griglia e sì. Tutto. Allora, fa sempre mezzo marrone. Ma le posso sporcare il cavo questo? Aspetta un attimo e poi tagliamo, che sì. Se non riesce il sangue. Sì. Partiamo di là e partiamo di là. Sai, portiamo via tutto. Aspetta, grazie. Attento. Non garantisco niente su questa carne. Chi è che te l'ha data? Un nemico. Tenera saporita, buona. Sì. Tenera saporita. Giusto, cottura questa, Secondo me se la puoi cuocere sì, un po'. Stavo dicendo la stessa cosa, se puoi cuocere più è dura. Ma buona. Però è buona. Così è gustosissima. Buona carne. Solo niente. In questo stanzone, che non è proprio una cantina, è la stanza dove vinifica i vini, sì, tutto, sì. Ha creato un angolo, ha fatto tutta la parete divisoria e anche la parete contro il muro principale, tutto con le casse da uva. Ah, bella. Messa una sulle quelle casse vecchie di legno. Di legno grosse così. E le vanno benissimo per le bottiglie. Meravigliosa. Ci stanno, è bello. E quindi voleva fare questa parete a casse di vino con dentro le bottiglie. Semplicemente. Chi è Giacomo? Ecco. Chi è Giacomo? È uno dei quattro fratelli della famiglia Pavesi di Podenzano. Noi siamo quattro maschi in casa. Mm. Vengo da questa bella famiglia. Tuo padre ha fatto il liceo classico? Mio padre ha fatto il liceo classico. Lo conosci? Lo conosci? Dottor Luigi Pavesi, uno piccolino. Piccolino. Che adesso è veramente piccolino. È dimagrito tantissimo. Adesso è un figurino, fin troppo. Sono questa famiglia numerosa. Sono di Podenzano e casualmente è sempre stata la passione della cucina, del mangiar bene, fin troppa passione, perché ogni cena, ogni pranzo c'era da litigare a tavola su ogni piatto. Ah. E ancora oggi. Quindi la passione è ereditata. Sì, è ereditata, anche ieri sera abbiamo litigato sulla pizza, perché io dicevo che la pizza vera è mozzarella, pomodoro e olio basilico. Qualcuno, mio fratello diceva di no perché era nata con i pescatori, con i pesciolini. Mio padre diceva di no perché il pomodoro prima della scoperta dell'America non c'era. Quindi pizza prima erano tutte le focacce del sud, quindi anche ieri questa discussione interminabile con litigio a tavola. La mia passione per il cibo. Per il cibo. E quindi nella mia famiglia avevo questa cosa. Poi in realtà mio padre è medico, mio nonno è medico, mio zio è medico, quindi io, mio padre ci teneva che io iniziassi questa carriera. Tanto che sono andato a lavorare anche da lui come assistente infermiere per un anno a vedere segni rifatti, tipo suzioni e tutto, lifting. Sì. E non mi piaceva tanto. Poi avevo questo blocco dello studio, di questi 15 anni di studio prima di prendere in mano un bisturi. Che allora non sono entrato a test ingresso perché ho sbagliato giorno la prima volta, ero in Messico e sono tornato in ritardo. Lapsi. Mio padre non lo sa ancora oggi che ho sbagliato il test. Adesso lo saprà. Poi ho fatto il secondo test, non sono entrato e quindi per caso un amico mi fa, sai che c'è un'università bellissima dove si viaggia tantissimo di slow food in Piemonte, potresti vedere. Allora vedo un po', mi interessa, propongo ai miei questa cosa e mi accettano. Allora ho iniziato 6 anni fa questa università che mi ha spinto ancora di più in questa direzione gastronomica, tanto che prima ancora di fare scienze gastronomiche, quando facevo medicina, che non l'ho mai fatta, ma ho fatto un anno di farmacia, io invece di andare a studiare all'università facevo queste spese in giro per la città, da fruttivendoli, mercati, cucinavo. Un anno a Bologna e un anno a Milano, ho fatto biologia, farmacia a Bologna e biologia a Milano, in realtà cucinavo. Ero da solo in casa e i miei compagni di casa non sapevano cucinare, allora io tutte le sere cucinavo. Tutti i sabati venivano con me perché spendevo troppo. C'era la carne buona, la carne economica, e prendevo quella un po' più buona che costava un po' di più. Quindi tutti si lamentavano dei costi delle cene, no? E poi ho iniziato questa università, mi sono appassionato tantissimo. Io ho scoperto solo dopo che anche il mio bisnonno aveva la prima. Io non sapevo, il mio bisnonno aveva la prima osteria di Podenzano. Ma l'ho scoperto dopo. Vedi che c'era già. E mio padre invece prima di fare il medico, anche loro avevano un ristorante. È vero, sì. Avevano il villaggio, che era un ristorante che detto molto, si mangiava molto bene, che era sul Bagnolo, a Rivergano. Quindi mio bisnonno aveva l'osteria, mio padre come nonno avevano questo ristorante,
poi mio padre l'ha abbandonata per la carriera del medico e poi dopo questa generazione di medici io sono tornato alla fine all'inizio, no? E mio fratello, non apposta ma per sua scelta, ha fatto Camillo, che è il cuoco nel mio ristorante, nel mio fratello, che dopo aver fatto l'agraria ha fatto questa scuola di un anno di Gualtiero Marchese a Colorno, dove gli ha dato un minimo di professionalità, un minimo di preparazione tecnica, quindi poi ci siamo trovati bene, andiamo d'accordo dappertutto tranne che in cucina, naturalmente però è più importante, ma questo è sano, è sano. E quindi è nata questa passione che è cresciuta fino e adesso è una passione che è un po' quasi ingombrante a volte, no? Perché anche quando si è a tavola tra amici io sono un po' monotematico, poi un monotematico che può spiazzare, può spaziare in molte direzioni, però diciamo rimane sempre vino, carne, formaggi, latte, no? Riso, quindi sono sempre lì.